Grazie, buongiorno a tutti. Ben ritrovati. È stata una nottata di grande impegno, anche di qualche tensione, di un accordo che io giudico importante. Non credo che ci sia da brindare con toni trionfalistici e non credo viceversa che ci sia da avere un atteggiamento riduttivo. È stato un accordo che in molti momenti della nottata non è parso scontato, perché scontato non era. Un accordo che naturalmente ha riguardato la Grecia, il suo presente immediato, il suo futuro. Ma credo che abbia interpellato in profondità il senso profondo del senso dell'Unione Europea, non già per le conclusioni o la possibile conclusione, ma proprio per il metodo di arrivare a una soluzione per la lunga discussione che lo ha accompagnato. La posizione italiana è stata la posizione che avevamo annunciato all'ingresso, una posizione improntata al buon senso e alla ragionevolezza. Una posizione che ha cercato di inserire e continuiamo a farlo questo grande tema della Grecia dentro una cornice internazionale alquanto complessa, una cornice nella quale una parte del Mediterraneo brucia, una cornice nella quale al Cairo le autobombe scoppiano. Esplodono più che scoppiano di fronte al consolato italiano, nel quale in queste ore l'alto rappresentante Federica Mogherini cerca insieme ai suoi colleghi di raggiungere un accordo importante a Vienna sull'Iran. In queste ore in cui la parte maggioritaria, e io spero che si possa aprire anche almeno una parte di Tripoli, una parte delle tribù libiche, rappresentanze libiche firma un accordo significativo, un momento nel quale è particolarmente difficile e cruento il clima in Ucraina, pur nel silenzio dei media e dei politici, perché poi la responsabilità è come sempre biunivoca, mettiamola così. In questo scenario aver portato a casa il risultato che di una non rottura sulla Grecia, a mio giudizio, è un fatto importante e significativo. Nel merito, ovviamente, ci sarà molto da lavorare ancora. Io credo, lasciatemelo dire, che ci sia una grande necessità di riprendere la riflessione su due questioni. Il primo, su che cos'è davvero l'Europa. E se me lo consentite, alle 10 del mattino, dopo qualche ora che abbiamo passato tutti abbastanza insonne, immagino, vedo anche le vostre facce come voi suppongo vediate la mia. Penso che dovremmo fare anche una riflessione come sistema paese. So che questo tipo di ragionamento non porterà domani i titoli, però mi sento di farlo, lo considero un dovere verso il tempo che abbiamo impiegato e più in generale verso le foto che a una certa ora, verso le 4:30 di mattina, ci siamo messi con un paio di colleghi a osservare fuori dalla sala all'ottavo piano. Vale a dire, c'è tanto bisogno di Italia nell'Europa. In questi ultimi anni l'Italia ha un po' perso la voglia di riflettere su che cosa sia l'Europa. L'Europa è nostra creatura, non nostra matrigna. Il livello a cui siamo giunti e che stanotte si è plasticamente mostrato nel rischio di una chiusura che sarebbe stata insensata dopo tutto il percorso fatto. Questa Europa ha necessità che l'Italia torni a elaborare, a riflettere, a discutere dal punto di vista, direi, strategico, al netto delle singole questioni, dei comma, dei paragrafi. Questo è un punto fondamentale che mi piacerebbe che riprendessimo. Mi rendo conto che non entusiasmerà, credo, non, sicuramente non entusiasmerà i vostri caporedattori o direttori un pezzo del genere, ma mi sentivo di dirlo perché penso che anche tra di voi, nel rispetto ovviamente delle diverse competenze professionali, giornalisti, politici, dirigenti tecnici, ci sia però tra molti di voi la stessa passione verso l'Europa come ideale e anche un sentimento di orgoglio per ciò che l'Italia ha fatto nel corso degli anni. Abbiamo bisogno di tornare a animare quell'ideale.
Abbiamo bisogno di restituire un'anima a questa discussione. Credetemi, quando tutto il punto sembra essere soltanto un piccolo dettaglio tecnico, ti rendi conto che c'è bisogno di capire perché è nata l'Europa, a cosa serviva l'Europa, a cosa serve, a cosa servirà. E conseguenza di questo primo ragionamento, e poi vi lascio lo spazio per qualche domanda se lo riterrete, c'è il secondo. Abbiamo fatto una grande discussione su come affrontare nel dettaglio le singole questioni, in particolar modo è stato stressato con doverosa attenzione il punto del fondo a 50 miliardi, che è stato l'oggetto del contendere diciamo dalle 4:30 a stamattina. Ma deve essere chiaro che per uscire dalla crisi, qui non mi riferisco né alla Grecia né ad altri singoli paesi, mi riferisco all'Europa, c'è la necessità di tornare a investire sulla crescita. E purtroppo questo ancora lo stiamo facendo poco. Negli altri paesi del mondo, nelle altre regioni del mondo, nelle altre zone del mondo c'è un maggior e più deciso investimento sulla crescita. Da noi in Europa ancora poco. E io credo che costi meno fare un grande investimento sulla crescita che rischiare di dover fare domani un grande investimento sui salvataggi. Costa meno sviluppare l'Europa oggi che salvare i singoli paesi domani. Non dico che questo è un fatto, come io pure penso, politicamente giusto e assennato, perché può essere che ci sia anche chi non la pensa in questo modo, chi dice che la filosofia della crescita non è politicamente giusta, ma lasciatemi dire che è economicamente utile. E allora da questo punto di vista l'accordo che si è trovato è un accordo che avete seguito, che avete visto, non starei a illustrarlo. In questo grande after hour sta per arrivare qui per Carlo Padoan, che avrà modo di intrattenervi, essendo andato via appena ieri sera e stamani torna, anzi nel pomeriggio, insieme al dottor Lavia e ovviamente insieme a lui e a tutti i tecnici, l'ambasciatore Sannino, sottosegretario Gozzi, consigliere diplomatico Verricchio, tutta la squadra che ha lavorato in queste ore, il consigliere Piantini, tutta la squadra che ha lavorato in queste ore in modo impeccabile. Penso che il punto chiave è che l'Italia torni ad essere sempre più presente nel panorama europeo, ma non perché ne abbiamo bisogno noi, lasciatemelo dire, perché ne ha bisogno l'idea di Europa. Perché o torniamo a mettere un po' di... è una pianta che altrimenti rischia di morire, va annaffiata. E va annaffiata con le idee, va annaffiata con l'entusiasmo, con la speranza, con le proposte e non soltanto con la gestione delle emergenze o delle crisi. Se ci sono domande le prendiamo volentieri, se volete andare a letto vi comprendiamo. Vorrei segnalarvi che abbiamo deciso che, stante l'ora, io partirò un po' più tardi per l'Africa, partirò nel pomeriggio, ma comunque confermiamo la nostra missione a Addis Abeba e a Nairobi, Etiopia e Kenya, per un motivo molto semplice, che quello che abbiamo detto, cioè la necessità di investire su una politica contro il terrorismo da un lato e di diverso approccio sulla immigrazione è più forte che mai. E non vorrei che, siccome si sono fatti 4 consigli europei o summit europei o Euro Summit, come si chiamano, che c'è Euro Group, Euro Summit, Euro Team, appena ci sarà Euro Bond sarà un grande giorno, ma questa è un'altra storia. In queste qua abbiamo fatto 4 riunioni sulla Grecia, vorrei che non sfuggisse che fuori c'è un mondo che chiede all'Italia e all'Europa di fare più politica. Per questo io, insieme alla squadra e ai collaboratori, stasera, stanotte partirò, ora ci fermiamo a Roma qualche ora per ci prendiamo questa giornata romana e poi domani e mercoledì manteniamo lo stesso programma compattandolo un po' e facciamo comunque la missione in Africa. Prenderei 2 o 3 domande se Filippo è d'accordo. Ivo Caizzi, il Corriere della Sera. Lei ha puntualizzato questa sua analisi sul modello di Europa sia quando è entrato e adesso alla fine dei lavori, quindi mi sembra una cosa fondamentale. Lei crede che i cittadini italiani gradiscano questo modello di Europa che abbiamo visto in questa notte, in queste ultime settimane, in cui c'è un solo paese che guida i giochi e che tendenzialmente sembra imporre
delle politiche molto in linea con i suoi interessi nazionali. Un'altra cosa velocissima. Caizzi, due domande oggi. No, velocissima perché riguarda il nostro futuro. Noi avevamo sollevato. Sì, ma non c'è fretta sul futuro. Vabbè, prendiamo la domanda. È una cosa importante, vedrà. Abbiamo sollevato molti dubbi sul fiscal compact, perché se fosse stato applicato in modo rigido per l'Italia poteva essere un qualcosa di insostenibile. C'è sempre stato detto, non da lei, da chi lo ha preceduto, che sarebbe stato applicato con flessibilità. Quello che abbiamo visto stanotte, in questi giorni, ci apre il sospetto che il fiscal compact possa diventare un problema per l'Italia se viene applicato così come la Germania ha chiesto l'applicazione di certe regole alla Grecia. Due domande, prossima volta salta, Caizzi, in punizione per la prossima. Da, ragazzi, rapidi, che almeno chiedo scusa. Diciamo. Volevo chiedere sull'accordo, se posso, sull'accordo con la Grecia. Lei giustamente ha sottolineato la necessità di fare investimenti sulla crescita. Se ho ben capito, c'è nel compromesso questo fondo che va fino a 50 miliardi, quindi sarà molto meno di 50 miliardi, c'è il compromesso che almeno una parte, 2 miliardi e mezzo se non sbaglio, sarà dedicato alla crescita. E poi per quanto riguarda la gestione del fondo, qual è il compromesso? Cioè, no, sarà in Grecia e non a Lussemburgo, ho capito bene, ma come verrà gestito? Chi lo gestirà? Bene, allora prendo le domande tutte perché siamo un paese solo, fiscal compact, il fondo, la domanda sul fondo sia nella gestione che nella composizione. Presidente, si lega un po' alla prima domanda che voglio farle a quanto le stava chiedendo. La prima domanda che vuole fare? No, sono rapidissima. Secondo lei, quanto è stato chiesto alla Grecia, l'esempio di un'Europa equa, giusta e solidale, quello che lei ha visto stanotte o no? E la seconda cosa, Dijsselbloem, parlando poco fa, ha detto in realtà per avere un accordo definitivo ci vorrà ancora del tempo, ci vorrà ancora delle settimane per sbloccare questi soldi. Lei che impressione si è fatto comunque? La Grexit, anche dopo la vostra discussione di questa notte, è ancora un'opzione sul tavolo o no? Sì, buongiorno. Finito, vero? Finiamo. Prego. Vai. Volevo capire, voi avete fatto un calendario di come adesso il dossier viene gestito? Voglio dire, la Grecia ha fino a mercoledì per approvare le riforme, domanda. Gli altri parlamenti quanti giorni hanno per votarle? Quindi ragionevolmente quando può entrare in vigore il negoziato per lo ISM e come ci si comporterà col prestito ponte? Grazie. Bene. Sì, Dario Prestigiacomo, agenzia Vista. Le volevo chiedere, ma all'opzione, alla proposta di una Grexit, volevo chiedere innanzitutto se era stata veramente sul tavolo oggi dei negoziati e qual è stata la risposta dell'Italia al tavolo dei negoziati rispetto a questa ipotesi. Bene, se non ci sono altre domande. Caizzi, last, prego. Scusate, Fabio De Ponte, la Press, ultima domanda, un po' più di... Ci vedeva accanto, poteva prendere la sua. Infatti, volevo pormi. Sì. Kairos, si direbbe in greco. Lo so, è tardi, sono un po' stanchi. La domanda è questa, da molti osservatori internazionali è stata posta un po' brutalmente la questione come se la Germania avesse proprio tra gli obiettivi quella di un cambio di governo ad Atene. Le faccio questa domanda in questi termini così molto, molto brutali. Secondo lei c'è stato sul tavolo, cioè l'impostazione di questo negoziato è stata così dura perché c'era sullo sfondo questa idea? Vedo che la mia riflessione sull'importanza del contributo italiano all'Europa è stata apprezzata dalle domande che tutte si sono soffermate su questo argomento, che però non riprenderei e parlerei delle altre tante domande sulle altre questioni meno noiose, mettiamola così. Un paese solo alla guida dell'Europa? Beh, io credo che stanotte sia accaduto esattamente il contrario. C'è stata una discussione vera, molto anche accesa. Mi pare che sia evidente, ovviamente non si vanno a riportare le discussioni dei consigli europei, in particolar modo quando i consigli europei sono
un grande momento di incontro prolungato per circa 17 ore, però mi sembra del tutto evidente che vi sia stata una anche una discussione molto accesa stanotte, e credo che questo sia evidente non soltanto nei nostri volti, ma in generale nella posizione. Noi del resto l'avevamo detto ieri. Io credo che tutto nasca dal fatto che sia stato un errore fare quel referendum, in particolar modo farlo annunciandolo a sorpresa, annunciandolo alzandosi dal tavolo delle trattative senza dirlo e facendo trovare l'annuncio del referendum sulle agenzie. Questo oggettivamente mina il concetto di fiducia. A quel punto doveva esservi una scelta dopo il referendum. È tutto finito o si va avanti? Se si va avanti bisogna trovare un punto di intesa. E questo punto di intesa credo che sia stato trovato con il concorso e la mediazione di tutti. Ma quando dico tutti. Cioè è stata una discussione che ha visto veramente un coinvolgimento ampio e anche un lavoro di tante e di tanti. Fiscal compact su questa vicenda non lo considero neanche, nel senso che il fiscal compact non era oggi il paradigma di riferimento. Certo, c'è stata una parte della comunità dei capi di Stato e di Governo che ha insistito con più forza sulla necessità di dare dei vincoli stretti. Una parte immaginava di dover lasciare degli spazi un po' più ampi. Uno di questi argomenti, uno di quelli su cui sono intervenuto io, quindi lo posso dire, è stato per esempio sul posizionamento del fondo investimento. Cioè io sono stato, questo penso di poterlo dire senza alcuna, diciamo senza rivelare alcun segreto, sono stato abbastanza deciso nel dire che se vuoi fare un fondo di investimento, già se devi fare un fondo con i beni che vengono dalla Grecia, tu non puoi pensare di metterlo con sede in Lussemburgo e magari commissariato, perché quello è tecnicamente per me un'umiliazione. Io l'ho detto così in modo molto chiaro e sono stato, credo, il primo, non l'ultimo, non il solo, ma il primo a intervenire con una certa durezza dei toni, come del resto è naturale aver fatto su altre questioni in senso opposto. Per cui il fiscal compact non c'è. L'Italia da questa vicenda è, come noto, totalmente fuori, nel senso che l'Italia ha un proprio percorso, un percorso molto serio di riforme. Vorrei che ci fosse questa chiarezza. Andate a guardare quanto tempo ha messo la Germania per fare la riforma del mercato del lavoro e quanto tempo ha messo l'Italia. Da quando è partita quella commissione, la commissione presieduta, chi era? Arts, e il lavoro fatto sul Jobs Act. Guardate le caratteristiche macroeconomiche con cui la Germania ha fatto l'operazione, con cui l'ha fatta l'Italia. Noi l'abbiamo fatta rispettando il parametro del 3%. La Germania no, la Germania ha sforato per fare la riforma del mercato del lavoro. E potrei parlarvi di una serie di altre riforme, dalle questioni, come è noto, legate anche molto discusse in Italia, la scuola, la legge elettorale, la pubblica amministrazione che è in discussione in queste ore, la responsabilità civile dei magistrati, la custodia cautelare, i provvedimenti anticorruzione, l'operazione fiscale con l'abbassamento delle tasse, gli 80 euro, l'IRAP sul costo del lavoro, gli sgravi contributivi per i neoassunti. Se faccio un elenco delle questioni che noi abbiamo affrontato in questo anno, troviamo un elenco di riforme strutturali che è oggettivamente tra i più significativi della storia dell'Unione Europea, sia in termini di quantità che in termini di intensità e di tempi. Quindi l'Italia è impegnata in un cammino di riforme straordinario, un cammino di riforme che rende giustizia del ruolo del nostro paese. Vi abbiamo detto, quando è partita la crisi greca, guardate, l'Italia è fuori dal rischio contagio. Mi pare che i fatti ci stiano dando ragione anche nei momenti di maggiore tensione, senza l'ombrello del qui, senza l'utilizzo dell'ombrello del qui, più correttamente, avendo l'ombrello ma non avendolo aperto, mettiamola in questo modo, il contagio non c'è stato.
L'Italia vive dunque una situazione di diversità. In passato l'Italia era il problema insieme alla Grecia. Grazie alle riforme l'Italia non è più il problema. È parte della soluzione. Poi talvolta riesce meglio, talvolta riesce peggio. Stanotte vedremo i fatti come sarà riuscita. Però ecco, il collegamento con l'Italia, Caizzi, nonostante le sia costata una domanda che sconterà nel prossimo Consiglio, che in teoria sarebbe a ottobre, ma se continua con questo ritmo sarà o mercoledì o giovedì, vediamo quando, è comunque una domanda a cui possiamo dare una risposta tranquilla. Abbiamo già detto del fondo dei 50 miliardi, rispetto alla gestione sarà in mano alle autorità greche con la collaborazione delle realtà istituzionali, vediamo, perché discussione anche sul quantum. Uno dei paesi che ha privatizzato di più nella storia europea è l'Italia negli anni 90. Ne abbiamo anche discusso, anche perché allora c'era al posto di La Via c'era Mario Draghi, che come immaginate era presente alla discussione nella nuova veste di capo della Banca Centrale. Allora noi abbiamo fatto privatizzazioni importanti, ricorderete. L'Italia in quegli anni ha privatizzato molto, ha fatto pezzi di IRI, banche, ricordiamo le tante partite anche molto discusse, come qualcuno di voi ricorderà. L'Italia ha fatto un capolavoro in termini, poi si può discutere d'accordo o no, ma come numero, il numero più alto mai fatto da un paese europeo, l'11% sul PIL. Immaginare 50 miliardi per la Grecia significa immaginare tra il 25 e il 30% del GDP greco. Quindi è una cifra, quando lei dice fino a... perché è una cifra bella impegnativa. Se noi guardiamo gli ultimi anni, i governi greci, peraltro in questo caso di centrodestra, hanno privatizzato un totale di 2 miliardi di euro. Quindi pensare di passare da 2 a 50 ci vuole un po' di impegno. In questo caso però ci sono anche considerate le banche nel testo finale, quindi qualche mediazione è stata fatta. Tutto questo però per dire che la gestione di questo fondo è complicata, complessa, sarà comunque in mano alle autorità greche con la supervisione e il supporto delle realtà istituzionali. La Grecia come è stata trattata? La Grecia ha scelto con il referendum una strada di sostanziale autonomia di percorso, che è assolutamente rispettabile in nome del principio democratico, molto rischiosa per i propri cittadini. Ha trovato un'Europa solidale, un'Europa che non ha girato le spalle. Certo, nel merito di alcune posizioni abbiamo molto discusso stanotte, perché alcune posizioni io credo che dovessero essere corrette, come poi in realtà è avvenuto. Quindi c'è stata una discussione vera anche su questo. Rispetto al calendario, lei troverà D'Argenio nel documento tutte le tappe. Vi sono state due domande che avete fatto con toni diversi rispetto alla Grexit. Io trovo che sì, si sia rischiato stanotte di avvicinarsi alla Grexit. C'è stato un paio di momenti in cui, se avessi dovuto scommettere, avrei scommesso più sul fallimento dell'accordo e di conseguenza sulla possibile uscita della Grecia dall'euro. Mi pare che oggi sia fatto un passo in avanti di quelli decisi in direzione opposta, molto decisi. Era una di quelle operazioni in cui ti fermi qualche centimetro prima di fare il crash. La Germania voleva cambiare governo? No, io credo che questa sia fantapolitica. La Germania ha un atteggiamento, un approccio che è diverso da quello che abbiamo noi. È un atteggiamento e un approccio che io rispetto, perché stiamo parlando di un paese che è democraticamente eletto, che è un paese forte, solido, che ha dei numeri importanti. Certo, io tutte le volte che vedo la Germania penso, ma se l'avessimo fatta noi la riforma del lavoro quando bisognava farla, ma se l'avessimo fatta noi la riforma della pubblica amministrazione quando si doveva farla, ma se avessimo gestito meglio noi i fondi europei che sono arrivati e che non abbiamo gestito bene, oggi sarebbe tutto un altro film.
ma ovviamente vivere di rimpianti non soltanto fa male, nuoce gravemente alla salute, ma poi è politicamente inutile, quindi è inutile stare adesso a ridiscutere sul perché e per come. La Germania è un grande paese, un paese forte, un paese solido, ha una posizione di politica economica che tende a valorizzare più il dato della solidità del bilancio che non il dato espansivo della crescita, o meglio, collega i due aspetti insieme, ritiene che si possa crescere soltanto dopo un'attenta manovra di solidità di bilancio. Io credo che su molti aspetti noi abbiamo delle posizioni diverse, l'ho sempre detto, continuerò a farlo rispetto al governo della signora Merkel, e questo non deriva dall'appartenenza politica, ma deriva da una valutazione invece di natura culturale. Io credo che ci sia più bisogno di un atteggiamento legato alla crescita. Ricordate sempre che si chiama patto di stabilità e crescita, quello che noi chiamiamo comunemente per subalternità culturale il solo patto di stabilità. Si chiama patto di stabilità e crescita. Per anni, non certo per responsabilità di un governo tedesco, si è scelto di incentrare l'attenzione tutta sul patto di stabilità soltanto. Non sono immuni da colpe anche i governi italiani che hanno scelto culturalmente di soggiacere rispetto a una tesi che era quella soltanto della stabilità, stabilità, stabilità. Oggi che si sta cambiando direzione, che si sta cambiando verso, si sarebbe detto, mi pare che le cose siano leggermente diverse, ma non c'è dubbio che la Germania abbia su tanti aspetti posizioni politiche e economiche diverse dall'Italia, o se volete l'Italia diverse dalla Germania. Ce lo diciamo tutte le volte, non credo che ci sia stato per il momento un solo Consiglio europeo in cui sul tema economico non abbiamo rimarcato una differenza. Questo però non vuol dire che si possa accettare un principio per cui, come abbiamo sempre detto, l'Italia debba pagare le pensioni baby che non paga più gli italiani e i greci, e quindi è giusto che la Grecia faccia la riforma delle pensioni. Questo non vuol dire che dobbiamo far pagare le tasse ai pensionati italiani e non farle pagare agli armatori greci. E queste sono cose che sono sacrosante, per cui il tema delle riforme in Grecia è sacrosanto. Non ci prendiamo in giro, devono fare le riforme, sì che devono fare le riforme. Non ci può essere un derby tra mi sta più simpatico Tsipras o mi sta più simpatica la Merkel. Qui c'è un punto, la Grecia deve fare delle riforme e tutti noi dobbiamo dare una mano perché queste riforme siano accompagnate da una politica di saggezza economica incentrata sui canoni della crescita e non soltanto sui canoni dell'austerity. Questa è la posizione nostra. L'idea che Angela Merkel o Wolfgang Schäuble o chi volete voi, Sigmar Gabriel, abbiano nella notte tramato per chissà che cosa appartiene alla solita fantapolitica. Loro avevano un'opinione molto forte, molto netta, e noi abbiamo discusso con loro per trovare una posizione che fosse una posizione di buon senso e di ragionevolezza. Finirei proprio su questo. Oggi è finita nel nome del buon senso e della ragionevolezza, specie rispetto a come la partita. Specie rispetto a come la partita. Ma quello che serve ancora oggi è un'Europa più capace di discutere e di riflettere sul proprio futuro. Ben venga tentare di trovare una soluzione per la Grecia, ma quello che manca è una soluzione per l'Europa. E ora che l'Italia è fuori dal contagio, ora che l'Italia è fuori dal club della crisi, ora che l'Italia è tornata ad essere un paese solido e forte, noi abbiamo la necessità di continuare le nostre riforme, di rilanciare la crescita spendendo tutti i soldi che abbiamo, a partire dai fondi europei per bene, ma anche di collaborare a fare dell'Europa un luogo nel quale si possa discutere di questioni vere e non soltanto passare le nottate insieme, che è affascinante, vi capisco, ma passare le nottate insieme a discutere dei dettagli tecnici di un accordo che poteva essere chiuso molto prima. Buonsenso e ragionevolezza hanno prevalso anche se ai tempi supplementari, la vera scommessa oggi e soprattutto per domani è giocare una partita diversa, più basata sui valori europei. E lasciatemelo dire, adesso che sto per fare la missione di cui vi ho parlato, c'è bisogno di un'Europa protagonista anche e soprattutto negli scenari internazionali di cui si parla soltanto a giorni alterni. Non è possibile che di terrorismo si parli soltanto se esplode una bomba, non è possibile che di immigrazione si parli soltanto se
arriva il record stagionale di immigrati o se una stazione viene bloccata. Non è possibile che di questioni geopolitiche si parli soltanto quando fa comodo a qualcuno. C'è bisogno di un'Europa che faccia bene il suo mestiere, come io spero si stia facendo, anzi sono certo si stia facendo in queste ore a Vienna, e come nelle prossime ore continueremo a fare, perché c'è da salvare la Grecia, certo, ma c'è soprattutto da salvare l'Europa e gli europei. Vi auguro di cuore buonanotte. Pier Carlo farà una conferenza stampa alle... No, scherzo, quindi va bene, era per dire che avete un po' di tempo per riposare prima della conferenza stampa. Grazie di cuore, buona giornata.